Buonasera. Buonasera, buonasera, benvenuta Carla Maria Russo. Benvenuti a tutti. Buonasera, buonasera. a tutti. Ciao. Buonasera. buonasera. Ciao Antonietta. Che allora, io Prego. scusate ma ho perso. Eh, faccio apparire anche Antonietta? E quando è il momento la fai intervenire. Perfetto. Ma, ma, fa, perché dopo quando, quando mi assento io mi chiamo a così va, va benissimo. Va bene. Io ho perso il conto, non so a che incontro siamo, però credo intorno alla decima, al decimo incontro Uno, con l'autore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11. Siamo arrivati all'undicesima puntata di incontri con l'autore online. Perché quest'anno, vista la pandemia, siamo tutti qui su questo grande schermo. E questa è la quarantesima edizione, quindi grande festa per noi tutti, per San Benedetto e non solo. E vi vado a presentarvi l'evento. Oggi eh, la nostra cara Romina parlerà insieme a Carla Maria Russo, scrittrice del, del suo ultimo romanzo, I Venturieri, eh, edizioni PM. Ricordiamo che questo evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto, è organizzato dai Luoghi della Scrittura, l'Associazione Culturale insieme a Libri ed Eventi, Libri di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con la Fabbrica dei Fiori Cooperativa Sociale e uh, l'Associazione Pelasgo di Grotta Mare. Inoltre, tutto questo avviene grazie al sostegno di uh, Biper Ora passo la parola a Mimmo perché è, è Mimmo. Buonasera, ancora saluti a voi tutti, in particolare a Carla Maria Russo. Eh, devo dire che il gancio della scrittrice di questa sera eh, me l'ha data eh, una signora che fra poco si collega con noi, che è Antonietta. Eh, Antonietta è una grande lettrice. Eh, a Milano ha conosciuto Carlo Maria Russo. E da sempre mi dice: eh, Ma quando, 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 quando? Il quando è arrivato. Quindi, grazie Antonietta, grazie a Carla Maria eh, Russo. Eh, chi è Carla Maria Russo? Eh, vive e lavora a Milano, dove ha frequentato il, liceo, il famoso liceo Manzoni, laureata in lettere moderne presso l'Università degli Studi di Milano e ha insegnato italiano e latino nel triennio del liceo. <coughs> Alla narrativa eh, comincia nel 2005 con il romanzo La Sposa Normanna, vincitore premio Città di Cuneo, un long seller di grande successo che ha venduto, ha venduto centinaia di migliaia di copie. Sono seguiti Cavaliere del Giglio, L'amante del Doge, Lola nascerà a 18 anni, vincitore premio Fenice Europa, La Regina riverente. Nel 2015 ha pubblicato L'Ambassada degli Sforza, con il suo seguito I giorni dell'amore e della guerra, entrambi Incentrate sulla figura di Caterina Sforza, figlia illegittima di Gian Galeazzo Sforza. Nel 2017 ha pubblicato Le nemiche, che ha per protagonista Isabella D'Este e Lucrezia Borgia. Nel 2018 La Quaiola, candidata al premio Strega e vincitore dei premi letterari Pavoncella e Viadana. Il 1 ottobre 2019 ha pubblicato una storia privata, La saga dei Morando, e adesso eh, questo nuovo romanzo di cui parleremo fra breve, I Venturieri, la travolgente ascesa degli Sforza. Questa è l'autrice di questa sera. Io la saluto e do il, la ringrazio per essere qui con noi. E do il microfono a Romina Celani per entrare direttamente nella, nella verve, nel peso, nella. Dialogo nel dialogo di questo di questa serata. Buon proseguimento. Grazie Mimmo, buonasera a tutti e Grazie. benvenuti a Carla Maria in questo nostro salotto virtuale. È un grande piacere averti qui e parlare con te di questo tuo ultimissimo romanzo che è uscito mh, da poco eh, nelle, nelle librerie I Venturieri che racconta un secolo più o meno di storia della famiglia Sforza. Parte dalla vita di Muzio Attendolo, un contadino eh, vessato da questo padre violento, che proprio per sfuggire alle all ere del padre per la sua relazione amorosa con Imelda Pasolini, figlia della famiglia nemica giurata degli Attendolo, si arruola nelle, nelle schiere di Boldrino da Panigale. Diventa così un venturiero, ma non uno dei tanti che. Eh, all'epoca insomma eh, armavano le, le compagnie di ventura che tempestavano l'Italia, ma diventa un capitano temutissimo, ricercatissimo da tutti i signori eh, d'Italia e padre dell'amato figlio Francesco Sforza. Francesco Sforza, condottiero di grande fama, di lungimiranza, eh, un uomo di, una grande, di un grande fascino personale, ma anche di un grande fascino politico, che diventerà insieme all'amatissima moglie Bianca Maria Visconti, signore di Milano. Quindi i venturieri e la storia eh, di questa della famiglia sforza che tanta storia ha fatto in Italia. Mm, la prima domanda che voglio farti è questa, perché scrivere oggi un romanzo storico? Noi siamo molto mordi e fuggi! C'è cioè la storia, abbiamo quella diciamo da, da weekend. Invece, i tuoi romanzi. Eh, raccontano con grande dovizia di particolari con ehm, una grande adesione alla, alla realtà storica perché scriverò oggi un romanzo storico bene allora intanto grazie a mimmo e a tutti voi di questo invito mimmo è l'organizzatore non solo dei luoghi della scrittura ma di un luogo della cultura noto in Italia, non noto a San Benedetto, non noto nelle Marche, noto in Italia. Quindi io considero un onore e un privilegio questa ospitalità e lo ringrazio veramente di cuore per l'attenzione che ha voluto avere nei confronti miei del mio lavoro. Eh, detto questo rispondo subito a questa ehm, domanda, saluto anche naturalmente tutti coloro che stanno seguendo, rispondo a questa interessantissima domanda. Allora, io eh, non, non ho mai prestato attenzione al genere nel quale i miei romanzi vengono mh, catalogati. Non scrivo romanzi storici dicendo: ah, Adesso mi metto qui e scrivo un romanzo storico. Con che criterio scrivo le mie storie? Il criterio deve essere questo: la storia che narro deve essere contemporanea. Cosa vuol dire contemporanea? Che non va confuso con attuale. Contemporanea è una storia capace di parlare all'uomo di sempre, una storia che ha dei caratteri tali che è sempre attuale, che è capace a par di parlare all'uomo di ogni epoca. Vi faccio un esempio. L'Iliade è una storia contemporanea, scritta, scritta 30 secoli fa, ma è un grande palcoscenico delle passioni umane, leggendo la quale ci commuoviamo, ci batte il cuore, ci sono scene che ci straziano. Ci identifichiamo in queste cose. La Divina Commedia è un'opera con contemporanea, senza volermi paragonare a questi giganti che hanno già scritto tutto, si poteva non scrivere più niente dopo di loro, ma è solo per farvi comprendere che contemporanea è una storia capace di parlare al cuore dell'essere umano di sempre, qualunque sia l'epoca in cui vive. Che caratteri deve avere una storia per essere contemporanea? Deve essere una storia che sia appunto, offra appunto un palcoscenico delle passioni umane. Quindi che ci siano dentro i sentimenti, gli uomini con i loro ideali, i loro valori, le loro passioni, i loro pregi, i loro difetti, le sfide, i tradimenti, l'amore, tutto. Ehm, se una storia ha queste caratteristiche... È una storia che mi avvince, che mi piace e io la racconto. A quel punto non ha nessuna importanza in che epoca sia. Io ho raccontato storie ambientate nel lontano Medioevo. Parlavi tu prima, Romina, della sposa Normanna, Il Cavaliere del Giglio, la Regina Riverente. Ho raccontato storie ambientate nel Rinascimento e sono, per esempio, i Venturieri. Eh, ho raccontato storie ambientate nel Settecento. L'amante del Doge, ho raccontato l'Acquaiola, che è ambientato tra fine 800 e inizio 900. Ho raccontato Lola, ambientata nel Milano della seconda guerra mondiale, un ambiente durissimo. E ho raccontato la storia privata, ambientata nel 2000, negli anni nostri, quindi attuale, spero sia anche contemporanea, cioè capace di travalicare il tempo e parlare all'uomo all di sempre. Dopodiché, come classificano i miei romanzi, a me interessa poco. Quello che mi interessa è quale caratteristica ha la storia che voglio narrare. Quindi, che naturalmente, se è una storia a queste caratteristiche, è una storia sempre moderna, sempre attuale, sempre capace di parlare all'uomo e alle donne di ogni epoca. La storia di Disforza, che tu hai raccontato non solo in questo romanzo, hai raccontato anche con la, la Bastarda degli Sforza e poi con I giorni dell'amore e della guerra, quindi questo forse è un prequel di quello che sì, poi… Sì, brava, sì, è vero, esatto, hai, è proprio un prequel. Hai scritto, racconta di tanti personaggi, quindi è una storia che investe eh, tante, tanti personaggi, tanti fatti storici, c'è un punto da cui tu sei partita, un nucleo attraverso il quale poi hai sviluppato tutta la narrazione? Guarda, eh, il punto per me è sempre lo stesso, cioè eh, quando una storia mi piace e ha le caratteristiche che ti ho detto, a me piace di partire dal punto di vista interno, cioè io non amo raccontare la storia con la S maiuscola, francamente non mi interessa niente. Eh, non sono adoro il Manzoni, ma sono agli opposti. Lui racconta la storia privata per raccontare la storia con la S maiuscola. Io sono proprio all'opposto. Io amo la dimensione privata, la storia privata, la mi piace l'indagine psicologica, mi piace scavare nei personaggi, mi piace seguire la loro evoluzione nel tempo, come cambiano, come cambiano i loro ideali, come cambiano le loro opinioni. E questo, questo, secondo me, dimostra una cosa di cui io sono profondamente convinta, che la storia con la S maiuscola la fanno gli uomini con le loro passioni, con i loro ideali, con i loro punti di vista, con le loro decisioni. Poi non c'è il minimo dubbio che ci siano situazioni, contesti che hanno le loro incidenze, l'economia e tutte quelle cose che gli storici ufficiali prendono in considerazione, ma... Molta, il grande motore della storia in realtà si vede nei romanzi, cioè sono le passioni dell'uomo. Sono Francesco Sforza che con la sua smodata ambizione e con le sue grandi capacità si vuole creare, vuole diventare signore, come era peraltro tipico di quell'epoca. Di grandi movimenti in cui una, un venturiero poteva proprio ambire, se aveva certe doti, a diventare qualcuno. Ecco, la storia l'ha fatta lui con la sua ambizione, la sua passione, la sua determinazione, l'ha fatta Bianca, che era una, un personaggio molto particolare. Ecco, tutta questa dimensione che la storia ufficiale non può prendere in considerazione perché non la considera una categoria oggettiva. Io invece la prendo in considerazione perché a me interessa proprio questa dimensione, la dimensione umana. È logico che nel parlare della dimensione umana, poiché l'uomo si confronta con la realtà e sulla realtà agisce ed opera, è ovvio che viene fuori la storia con la S maiuscola. Quindi il mio punto di partenza è il privato. Ovviamente questo mi porta a dovermi documentare molto perché per capire un personaggio tu devi andare molto nelle pieghe, eccetera, eccetera. E mi porta a rispettare la, i fatti della storia, perché a me i fatti della storia interessano poco, quindi mi guardo bene dal cambiarli. Restano tutti lì sul tavolo e non ne cambio nulla. A me interessa seguire le passioni, i sentimenti che guidano questi personaggi. Io Questo faccio... è il mio punto di vista. Scusami, mentre noi parliamo, invito le persone che ci stanno seguendo, se hanno delle domande, delle curiosità da da farti e l'invito proprio a scrivere così noi possiamo girarti le loro le loro domande e, torniamo a noi partiamo da muzio attendolo detto lo sforza è un personaggio gigantesco è un mercenario o è un grande condottiero o è entrambe è una persona che tu dipingi con tantissime sfaccettature e il lettore ha l'impressione proprio di conoscerlo, eh, di vedere la sua, la sua evoluzione, è un, veramente un gigante. Dove lo, lo inquadriamo? Allora, intanto grazie per questo tuo appunto perché è proprio il mio obiettivo. Il mio obiettivo è proprio... Eh, che il lettore segua l'evoluzione di, di questi miei personaggi, li segua nei loro aspetti di vita quotidiana. Muzio è un contadino che, come tanti giovani, ecco i tratti della contemporaneità no, di una storia. È un ragazzo, un ragazzo che soffre la sua condizione. No? È una condizione cui si sente condannato ingiustamente da questo padre che eh, vuole vedere tutti immobili. Eh, inchiodati a, al tipo di lavoro che lui impone loro e invece lui sogna altro che cosa eh, ha di grandi pregi Muzio? Muzio è un ragazzo sveglio, Muzio è un ragazzo che ha delle grandi doti per fare il soldato, per fare il militare una scelta giusta perché lui ha un fisico massiccio, si batte bene con le armi, quindi ma, ma è un ragazzo che ha anche tanta testa lui, per esempio, ed è questo che lo porta a non restare un venturiero, perché è logico che la maggior parte dei soldati di ventura o, o, o leggi soldati mercenari restavano tali per tutta la vita, facevano il soldato mercenario tutta, per tutta la vita se, se scampavano alla morte. Lui, invece, ha molta più testa ed è questo il suo grande vantaggio, e quindi eh, riesce a mostrare doti di stratega. Che ancorché non raffinate dalla cultura, perché lui è praticamente una, un analfabeta o quasi, quindi non ha questo passaggio di capacità, possibilità di raffinare le sue grandi doti attraverso la cultura, ciò nonostante sui campi di battaglia se la cava molto, molto bene. Perché ecco, lui inventa questo metodo, il metodo sforzesco per affrontare una battaglia, per esempio, no? quindi è uno stratega. In più è, ha un'altra dote che un venturiero deve avere, parliamoci chiaro, sia lui sia suo figlio ce l'hanno, è spregiudicato, ha una buona dose di spregiudicatezza che è necessaria eh, per, per chi vuole arrivare. Chi vuole arrivare deve mh, saper cogliere la fortuna, saper cogliere l'occasione, magari non andare tanto per il sottile. E lui ha una buona dose di spregiudicatezza. Suo figlio avrà una serie di doti simili e una serie diverse, di doti molto diversi da suo padre. E spregiudicato ha una buona dose di spregiudicatezza anche nel privato. Nel privato lui amerà alla follia Lucia, sarà la sua unica, il suo unico grande amore. I figli reali sono quelli che Lucia gli dà fra cui il primogenito amatissimo, adoratissimo, il suo figlio preferito Francesco, però non la sposerà mai. E anche qui si apre in questo libro eh, il discorso dei temi. Io amo molto i libri, nei miei libri ci si affrontano sempre dei temi. Ecco, il rapporto di coppia molto diverso. Lucia eh, Muzio da quello Bianca Francesco, no? quindi la dinamica delle famiglie, il tema della famiglia è uno dei temi, probabilmente poi affronteremo questo argomento, quindi non lo voglio anticipare. Ehm, ecco, lui non la sposerà mai questa donna e questa donna accetterà. Quindi anche questo, altro tema, la posizione della donna c'è in tutti i miei libri, la posizione della donna nella società. E qui abbiamo proprio due figure molto diverse. La compagna di Muzio è una campagna che sa stare un passo indietro. Quindi eh, una persona di grandi doti, di grandi capacità, non affinate dalla cultura, questo si vede, si nota soprattutto nel confronto con suo figlio, abbastanza spregiudicato per riuscire ad arrivare molto avanti, spregiudicato anche nel, nei suoi comportamenti privati, con questo grande amore per suo, il suo primogenito. Muzio è un uomo, però, che ha un'intuizione, perché come dici tu, non è affinato dalla cultura, ma aveva una grande testa, ha certo, un'intuizione certo. e, e capisce quanto sia importante il sapere. Lui sì, dice: certo. il potere vero risiede nelle mani dei sapienti, persino più che in quelle dei signori, che non possono fare a meno dei sapienti se vogliono portare avanti uno Stato. La cultura è il potere di chi non ha potere. È una visione molto illuminata e è una visione come dicevo prima molto attuale perché la cultura era ed è ancora un ascensore sociale un, un, un modo di affinare le proprie ehm, qualità in un certo senso certo. e questo certo. vai 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 no finisci pure la tua domanda muzio questo lo sa e Tirerà tantissimo affinché il figlio Francesco cresca poi in ambienti e in corti di grande cultura, raffinatissimi come quella di Ferrara. Assolutamente, cioè, Muzio, questo lo... io vado spesso, molto spesso, parlo con i giovani perché vengo invitata nelle scuole, eccetera, eccetera. E un refrain che io ripeto continuamente è questo: il sapere è il potere di chi non ha potere, e questo vale in tutte le epoche, io l'ho visto accadere ehm, in ogni epoca dell'essere umano. Il sapere è quello che eh, ti fa la differenza. Eh, e questo, per esempio, nel libro lo si vede anche tra una figura come Lucia e come Bianca, su cui forse ci soffermeremo dopo, quindi non, non, non voglio anticipare temi. Ma certamente Muzio questo lo capisce, questo lo capisce perché lo soffre, lo capisce perché lui in prima persona sente la difficoltà di non riuscire bene a leggere una lettera, a scrivere un testo, se si confronta con persone di cultura capisce i suoi limiti, quindi non lo vuole per suo figlio, anzi per suo figlio sceglie l'opposto. Lo fa vivere come paggio nelle due grandi corti migliori dell'epoca, migliori sotto il profilo culturale, artistico, eccetera, Ferrara e Napoli. Questa differenza sarà la chiave di volta per capire eh, la psicologia, l'indole, il modo di fare il personaggio di Francesco. La grande differenza, non so se posso diffondermi su questo confronto. La grande differenza fra l'uno e l'altro starà in questo, cioè Francesco erediterà tutte le doti di suo padre, le doti di grande soldato, di grande combattente, di grande stratega, di abile stratega. Ma avrà un di più e il di più gli è dato dalla cultura. Il di più sarà non solo e non tanto la lungimiranza che in parte anche Muzio aveva, ma una lungimiranza più politica una capacità di valutare le opportunità e eh, la, la situazione sul campo, non solo come faceva Muzio, sull'utile immediato, dunque vediamo chi mi paga di più, da chi posso cavare più eh, vantaggi, ma una valutazione più sottile, più squisitamente politica, non solo legata al vantaggio immediato del soldo, del premio, del guadagno, ma a più lunga gittata, tant'è che... Lui programma proprio la sua ascesa al potere, la vede in lontananza, ci, fa un piano, fa un progetto. E il giovanotto, come tutti i figli, eh, di questo è consapevole. Ecco perché il rapporto con il padre sarà un rapporto, certamente questo è un altro dei temi no, del libro, il rapporto di coppia, marito-moglie, e il rapporto all'interno della famiglia, genitori-figli. Questo tra Muzio e Francesco è un rapporto eh, diciamo di stima, di rispetto, perché Francesco capisce che suo padre ha una serie di doti che lui può solo cercare di apprendere e guadagnare e fare sue, ma sa anche fin da subito che lui ha un di più. Lui ha un di più al suo maestro, il suo maestro glielo dice: "Sì, sì, tu stimi suo padre, è bravo, ma il tuo retropensiero è io sono più bravo di lui. E le, la differenza la fa proprio la, la, quello, le opportunità che, che Francesco ha avuto grazie a suo padre Muzio, perché è vissuto in corti in cui la sera si ragionava di filosofia, si ragionava di arte, si leggevano i poemi, i poemi eh, sia antichi sia quelli moderni, sia Bandello, Ariosto, eccetera, eccetera. Insomma... Era una cultura, quindi lui impara la speculazione, il sapere, insomma, viene su con degli strumenti molto diversi da quelli di suo padre. In un certo senso, quando arriva a diventare signore di Milano, ha tutta la preparazione culturale, politica, economica che gli serve per diventare un eccellente signore e sarà un eccellente signore. Quindi, alle volte, i due si scontreranno perché il giovanotto, che dentro di sé ritiene di essere sì, suo padre è bravo, ma lui lo è di più. Ehm, alle volte assume verso suo padre degli atteggiamenti che cerca di, di, di celare, ma sono in fondo di indisponenza, di, in cui trapela questo dire sì, sì, va bene, ma insomma, tu, io so più di te. Ecco. E questo Muzio naturalmente non l'accetta o, mm. o, o lo soffre. È una caratteristica quella di Francesco, no? di essere un po' supponendo, o meglio, di conoscere le eh, sue... di essere qualità. consapevoli delle sue qualità, di essere ben consapevole, diciamo, eh, le, delle sue qualità. Forse l'unico ehm, che in questo senso ha totalmente rispettato è stato il suo maestro, no? Martino, Martino da Budrio, questo personaggio che io adoro personalmente. Eh, che, a cui lui è, è, ha dovuto sottostare in, subendo, no? ecco, e, sì. e subendo tutto quello che Martino eh, lo ha costretto a passare, però l'ha subito perché ha capito che era un passaggio giusto, necessario. Esatto, anche lì eh, c'è questa sua: Io non posso arrivare dove è. Lui, per cui mi fermo un attimo prima, ma eh, con Francesco, veramente, eh, quando entra a Milano, lui dice. Gli antichi venturieri un tempo rozzi contadini erano diventati i, i signori del ducato di Milano. Esatto. È la parabola no, della dinastia degli Sforza e anche delle figure maschili in questa famiglia: dal padre di Muzio, questo rozzo contadino violento, eh, fisso, mh, becero proprio, a Muzio che fa un salto in avanti fino ad arrivare a Francesco che è un po'. E, questi tre personaggi rappresentano anche, per tornare a quello che dicevi prima, dei grandi legami familiari che in questo libro si tessono, tre figure diverse di padre. Eh, Muzio nei confronti del, di Francesco è molto consapevole di chi è suo figlio e di quello che fa per suo figlio. Francesco nei confronti del figlio primogenito, Gian Galeazzo, a differenza di Bianca Maria che legge tra le righe una particolare, diciamo così, tempra. Francesco si lascia un po', eh, diciamo, abbagliare da questo figlio, quindi è un padre ancora diverso da quello che è stato Muzio? Eh sì, direi di sì. Il, il, il tema famiglia è un tema molto caro a me, che c'è sempre in tutti i miei libri. La famiglia eh, è certamente il nido eh, degli affetti, della protezione, ma la famiglia può essere anche il nodo degli attriti, dei sentimenti anche ostili, negativi, dei non detti, dei sentimenti che lavorano in sotterraneo e che poi fanno esplodere grossi problemi. Ecco, nella famiglia di Francesco e di Bianca questo problema è presentissimo. Mentre Muzio, e Muzio eh, diciamo, è stato nei confronti di Francesco un padre certamente tenero, certamente affettuoso, certamente che Ha avuto un, una, un grandissimo amore per suo figlio, ma è stato anche giustamente severo, cioè quello che è stato necessario imporre ha imposto senza, quindi è stato, eh, diciamo, un padre mm, equilibratamente severo. Eh, questo non accade eh, all'interno della famiglia di Francesco, fra lui e il primogenito e fra sua moglie e il primogenito, perché mentre Bianca. Legge benissimo il carattere di Galeazzo Maria Sforza che, e, e lo legge con timore perché lei, Visconti, abituata a trattare con il, la sua famiglia, sa bene che nella sua famiglia c'è una vena di eccesso, di ehm, oggi diremmo disturbo caratteriale che porta, ha sempre portato alcune di queste figure ad essere veramente eccessive in, nelle loro manifestazioni e lei intravede nel figlio questi tratti di eh, caratterialità, di carattere mh, disturbato con degli eccessi che non sono per, per niente gradevoli e soprattutto per niente adatti a colui che erediterà il, il trono perché non c'è niente di peggio che avere aspetti così eh, estremi quando tu poi acquisisci il potere. L'unione di queste due caratteristiche può diventare esplosiva. Bianca lo sa benissimo, l'ha vissuto con il padre, l'ha visto in altri esponenti dei Visconti. Quindi lei diventa una madre severa, una madre che pretende, una madre che vuole imporre a suo figlio la disciplina, il rigore, la necessità dello studio, perché sa bene che non se non si passa attraverso lo studio non si potrà essere... Dei bravi signori, insomma, cerca di inculcargli dei valori, una disciplina eh, anche mentale, eccetera, eccetera. Per cui fra lei e suo figlio Galeazzo si sì, creerà un rapporto tesissimo che diventerà sempre più teso, ahimè, perché sì. lei giocherà il ruolo della persona severa. E Francesco sarà tutto l'opposto per ragioni legate. Eh, al suo stesso carattere, al fatto che lui ha tante pecche che si deve far perdonare, quindi non si sente di essere colui che con autorevolezza può fare la predica al figlio, piuttosto che perché è un padre che, eh, visto che la moglie è così severa, vuole giocare il ruolo di quello che è più tollerante, perché non si può, non si può essere severi in due, no? eh, ecco, gioca invece il ruolo veramente opposto di quello che gliele dà vinte tutte. Che eh, lo vizia oh, e cazzi. quindi lo copre moltissimo e quindi veramente alimenta, certamente ottiene la solidarietà, l'affetto del figlio, ma non si rende conto che fa il suo male perché alimenta tutti i tratti caratteriali del figlio peggiori, peggiori perché non sa intervenire con rigore e con durezza. E, È un. Ecco, sì, finisci pure, finisci pure. No, no, è, è questo che volevo dire. Quindi eh, purtroppo questo porterà conseguenze perché Galeazzo Maria Sforza, che certamente subirà anche un po' il complesso, diremmo oggi, di genitori così mh, stimati, apprezzati, eccetera, quindi soffre questa figura gigantesca di padre e di madre. Quindi si aggiunge questo, non sarà uno dei signori di Milano ricordati bene, tant'è vero che verrà ammazzato in una congiura. Leggo la domanda, quanto è lungo il lavoro di ricerca storica e documentazione per scrivere un romanzo come i Venturieri? Allora mi permetti Romina di rispondere a questa domanda. Ah, allora, i miei lavori di documentazione sono lunghi e sono importanti per due ragioni. Primo perché a me piace conoscere sì. bene la, la materia di cui tratto. Secondo perché mi serve, se tu vuoi prendere, ehm, diciamo, dare rilievo, raccontare la storia sul piano della interiorità, dell'approfondimento psicologico, eh, devi conoscere veramente molto, molto, molto dei personaggi, perché se no non ti fai un'idea precisa del loro carattere, che invece deve essere molto preciso nella tua testa. Per fare questo non mi basta... Quello che la storiografia moderna racconta, perché la mo storiografia moderna è fatta dagli storici e gli storici seguono la loro metodologia, che è quella che vi dicevo prima, cioè non affrontare le passioni umane che non sono oggetto di studio, ma eh, diciamo le caratteristiche oggettive che portano ai fatti storici. A me questo non basta. E quindi eh, cerco sempre, devo sempre andare a cercare. Eh, storici coevi ai miei personaggi, storici o cronachisti, gente che ha, ha scritto cronache coeve a quell'epoca, coeve a quel personaggio. Perché? Perché loro mi svelano tantissimo, loro mi svelano tanto, tanto, tanto delle vicissitudini della famiglia, dei retroscena, oggi diremmo dei gossip, dei pettegolezzi che a me sono utilissimi per interpretare il personaggio. Io per scrivere La bastarda degli sforzi ho avuto la fortuna di imbattermi in due cronachisti, uno dei quali ho fatto diventare personaggio, l'Andrea eh, Berardi, che è, eh, come sa chi ha letto il libro, il, il barbiere, ed era proprio così, lui era proprio il barbiere che si divertiva a fare cronache, che mi hanno svelato tanti, tanti particolari che non, non si troveranno mai sui libri di storia. Anche in questo libro per i venturieri sono stata fortunata, ho trovato questo libro di Piercandido Decembrio che mi ha raccontato tantissimo della corte di scontea, di Filippo Maria, me l'ha fatto proprio vivere questo personaggio che a me è piaciuto tanto, del quale mi è piaciuto tanto scrivere, e quindi di Bianca, eccetera. Quando hai la fortuna di imbatterti in queste cose, tu entri veramente nel vivo dell'umanità di questi personaggi, eh, i loro tratti di carattere, i loro episodi, circostanze che ti svelano tantissimo. Ed è quell'aspetto umano che a me piace ricreare. Quindi, eh, per passione e per necessità, la mia documentazione è eh, precisa, ma sarebbe precisa sempre, qualunque libro, in qualunque epoca. Eh, io dovessi scrivere, devo avere per forza di cose, per il mio modo di lavorare, il controllo assoluto e quindi la conoscenza assoluta della materia. Vi faccio un esempio banale. Quanto mi piacerebbe scrivere la storia di una giornalista di guerra, una di quelle giornaliste di oggi che, eh, tipo la Lucia Goracci, per farvi un nome, che vanno sui fronti, sui fronti più caldi. Ecco, però non lo posso fare perché la non, non, non conosco. Non, purtroppo e neppure potrei mai conoscere quella realtà e quindi non sarei credibile. No? Tante storie non posso raccontarle perché non fanno parte della dimensione di cui posso venire a conoscenza. Quindi il libro suonerebbe falso, suonerebbe non vero. Invece a me piace profondamente il realismo, essere veri, reali nella mia, nel mio racconto. A proposito del, del realismo no? e della, della dimensione sociale, e, oltre che personale e psicologica, di ogni tuo personaggio, accanto al, a questi grandi uomini ci sono delle donne straordinarie. Eh, penso a Lucia, la popolana amata da Muzio, ma soprattutto Bianca Maria, la stessa anche eh, Agnese del Maino, la mamma di Bianca. Sono donne di cui mi ha mi colpito moltissimo la consapevolezza del loro ruolo. Cioè, loro sanno esattamente il loro ruolo nella famiglia e nella storia, in una storia così turbolenta come era quella dell'Italia a cavallo tra 3 e 400. E eh, la storia ce la immaginiamo fatta dai condottieri, ma in realtà sono queste donne che hanno fatto gran parte della storia. Quindi abbiamo delle figure femminili bellissime, molto moderne, molto contemporanee, che credo molto possano insegnare ancora a noi, ehm, in termini proprio di consapevolezza delle, dei propri ruoli e della, della propria mh, posizione. Sì, Romina, tu stai toccando temi molto, molto importanti, che nel, 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 nell'economia di quello che io scrivo sono fondamentali. Eh, la storia è sempre scritta dai vincitori ed è sempre scritta dagli uomini o è sempre stata scritta dagli uomini. Quindi la figura della donna è sempre stata lasciata in grandissima ombra, ma questo fino ai giorni nostri. Eh? Fino ai giorni nostri. Eh, la storia della resistenza è una storia maschile, pur essendoci stata nella resistenza un ruolo femminile cruciale e fondamentale, ma della resistenza... Eh, è stato raccontato tantissimo al maschile e faticosamente dopo successivamente sono venute fuori anche con difficoltà storie al femminile è sempre stata così e, e invece la storia la, la mh, donna ha avuto sempre un ruolo fondamentale in quello che è accaduto sempre seconda cosa ecco il tema della posizione della donna nella società è uno dei temi sempre dei miei libri io Ehm, la osservo sempre veramente con grandissima attenzione perché mi rendo conto e io ho esaminato dall'alto medioevo fino ai giorni nostri che veramente il ruolo della donna è percepito dalla società e dal lato maschile della società ma anche dal lato femminile della società sempre allo stesso modo sempre come subordinazione non ci credete Andate a vedere l'episodio della von der Leyen e il, il suo confronto con Michel e con Erdogan. Quello è, ha un simbolismo fortissimo, ma non per quello che ha fatto Erdogan, per quello che ha fatto Michel, che incarnerebbe i valori dell'Occidente, e guardate come si è comportato. Quale pensiero è sotteso che il ruolo della donna è subordinato? Quindi Michel, capo dell'Europa, che dovrebbe essere... Portavoce di una certa mentalità e di certi valori, guardate come poi nella pratica quello che lui realmente pensa e sente venga fuori, no? Quindi eh, sottolinea, accetta, eccetera, eccetera, il ruolo subordinato della donna. Quindi la posizione fa fatica a cambiare. In questo libro abbiamo tre donne, secondo me bellissime, in forma diversa, come dici tu. Ben consapevoli del loro ruolo, che pr nei primi due casi, Lucia e Agnese del Maino, è totalmente accettato, vorrei dire quasi condiviso, specie per Agnese del Maino. Pensate, Agnese del Maino, quanto subordinata al destino che hanno scelto per lei, eh, resta per tutta la vita e ci resta anche pacificamente una donna bellissima, una figura bellissima che ha dato tanto a sua figlia, ha dato tanto alla società e alla storia, ma che accetta che a 13 anni, 12 anni, 13 anni diventi l'amante di Filippo Maria Visconti, con l'assenso e il beneplacito della sua famiglia che ne, ne guadagna, eh, eccetera, e, e l'accetta. La stessa posizione pure nella ribelle Lucia, che è eh, ha una sua grande dignità, ha un suo orgoglio e, e, e senso e rispetto, ripeto, della sua dignità, ma certo anche qui non ha gli strumenti culturali. Per cui, forse anche per questo, forse solo per amore, accetta il ruolo di compagna di Muzio fino a quando a Muzio piacerà senza eh, essere sposata, insomma, accetterà di stare un passo dietro il suo uomo. Quindi, consapevole che in fondo alla, alla donna questo è il ruolo che ci si aspetta da lei. Pensate invece, pensa invece quanto diverso, completamente diverso è il ruolo che gioca Bianca Maria. Bianca Maria è consapevolissima del ruolo che ci si attende da lei di subordinazione, di chiudere tutti e due gli occhi al tradimento dei numerosissimi yeah. tradimenti di marito. Del marito stando bene attenta a guardarsi bene dall'essere lei a tradire, perché mentre il tradimento dei mariti sono delle scappatelle, quella della donna non si può neanche lontanamente concepire. Eh, ma la differenza sta che lei non l'accetta neanche per un attimo. Lei neanche per un attimo accetta di stare un passo dietro al marito, glielo dice fin da subito. Io starò sempre casomai al tuo fianco, quindi non accetterà mai un ruolo subordinato. E perché la cosa andrà bene? Perché Francesco ama e stima moltissimo sua moglie, ne conosce e ne capisce le qualità. Quindi non solo non la vuole un passo indietro, ma è lui che la stima. Quindi il problema politicamente si risolve perché suo marito la stima così tanto che sa che i consigli, i suggerimenti di Bianca sono preziosi. Quindi l'accetta la come. Ehm, Collaboratrice eh, 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 al ruolo di duca e duchessa di Milano, quello Bianca. che in famiglia non accadrà perché invece Francesco, che pure la ama, che pure dice: Sei l'unico amore della mia vita, non capisce. Francesco, pensate la sua posizione, ma questo vale oggi, uguale, non ci facciamo illusioni. Francesco dice: Ma in fondo, che male ti faccio? Amo te. Hai la fedeltà del cuore. Ma cosa ti importa se ogni tanto mi distraggo un po' qua e là? No? Bianca invece ha un tale concetto della sua dignità che non lo accetta, non perdona il marito. No? Era la mentalità dell'epoca. Ma per nulla al mondo. Voi andate a vedere le, le storie che ci sono dietro alcuni femminicidi. Io le seguo perché sono molto sensibile al problema. Per esempio, tanto per citarvi una cosa che mi ha, mi ha lasciato, eh, nell'episodio del femminicidio di Cisterna di Latina, accaduto un anno o due fa, questo carabiniere che aveva un amante, ne aveva avute altre, eccetera, 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 ammazza sua moglie perché questa vuole lasciarlo e chissà, magari poi si può fare un amante. Cioè, quindi stessa cosa, eh, stessa identica cosa. Quindi... Eh, la differenza è che Bianca, che ha uno spessore culturale diverso, che ha strumenti culturali diversi, che ha delle consapevolezze diverse, eh, non l'accetta. E quindi, su, sul piano familiare, del rapporto di coppia, sarà un, un rapporto di coppia di grande amore, di grande stima, di grande collaborazione, tutto quello che vogliamo, ma di frattura sul piano della fedeltà reciproca. Lei dice: Io ti sono fedele. No. E la fedeltà è un valore se un valore lo è per me e lo è per te, se no, non lo è per nessuno. Ma Francesco questo concetto non lo capirà mai. La storia tra Bianca e Francesco è una grande storia d'amore: è sì, sì, una grande storia d'amore, davvero che si intreccia con la grande storia di Milano di quegli anni. E mh, sono bellissime le sfuriate di Bianca, no? Che poi lo, lo punisce dalla prima quando scopre che la sua damigella ha avuto questo figlio illegittimo. Fa ferro e fuoco, è una donna molto volitiva. Molto volitiva e pericolosa alle volte nelle sue vendette, eh, perché almeno un paio... Le sue lettere sono divertenti, perché sono un misto di detto e non detto. Lei non vuole far vedere che... che... E rosa dalla gelosia, eh, però nelle sue lettere in ogni riga traspaiono doppi sensi, sottintesi, eccetera, eccetera, no? con cui cerca di colpire il marito al quale da qui entrava e da là usciva, anzi forse neppure entrava. Però in alcuni casi lei ha proprio perso la pazienza e si è vendicata in modo violento. Perpetua ne è una vittima, la, il figlio di Perpetua ne è un'altra un vittima infelice e innocente. E eh, quando denuncia suo marito eh, al papa, eh, ancora di più, insomma, voglio dire, rischia di, di, di scatenare un incidente diplomatico. insomma, no? C'è anche e... questa figura di Francesco. No? Perché da una parte continua a fare quello che vuole con tutte le sue mani. Dall'altra, però, di fronte alle sfuriate di Bianca eh, si pente e allora si e... consiglia con sì. Cinco Simonetta. Ma che devo fare con questa donna terribile? Che, fa poi, che poi fa la tragedia greca e, Ma... e poi lui giura a se stesso e a Bianca che non ci Ma... cadrà più per qualche mese, per qualche mese giura, infatti anche nell'ultima occasione per tutto il periodo di Natale giuro che sarò fedele, dice a, a Cicco Simonetta, no? almeno fino a non voglio litigi in famiglia, perché proprio c'è questa frattura mentale, in questo senso eh, Francesco è veramente l'emblema della mentalità maschile con la differenza che lui è sincero e la tira fuori completamente no? oggi, io sono un po' crudele su questo punto, alle volte ci si dà una bella patina di civiltà si soffoca un po' si bara un po' su questa mentalità e che invece è ancora profondamente radicata. Ne potrebbe essere diversamente per due ragioni. Primo perché noi donne siamo fortemente responsabili di questa cosa. Noi donne abbiamo le nostre colpe perché nell'educazione delle generazioni che vengono noi abbiamo una grandissima responsabilità. Agnese Del Maino non fa altro che rimproverare sua figlia per queste idee, perché le sembrano strambe. Le dice, ma sei tu che sei diversa, sei tu che non capisci. Insomma, da sempre le donne accettano i tradimenti dell'uomo, ma che problema c'è? È un così bravo marito. No? Cioè, lei non, non capisce, lei per prima eh, questa, questa difesa feroce di Bianca della sua dignità e del valore della fedeltà. Quindi le donne, per primo, le madri, mh, perpetuano un certo tipo di mentalità che poi diventa parte del DNA della, della, degli esseri umani, no? per cui si tramanda da talmente tanti, 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 tanti secoli che diventa veramente difficile liberarsi nel profondo. No? Per cui la società moderna in questo senso è molto contraddittoria perché questi convincimenti in fondo nel, nel profondo esistono ancora. Certo si è fatto tanto lavoro, certo un po' siamo andati avanti, ma... Questi conflitti sono alla fine i conflitti di oggi e lo vediamo continuamente. Gli episodi che vi ho citato, l'ultimo, quello di Michelle, ne sono quando poi, ecco, eh, la, molli un attimo i freni e fai venire fuori quello che realmente senti, ecco che vengono fuori questi episodi qui che, che dicono tanto, tantissimo, no? Allora, mentre noi ci avviamo alla fine, io invito ancora i nostri ascoltatori, se hanno delle domande da, da porti, a, a scrivercele perché noi insomma, le giriamo a Carla e siamo contenti di, di farla rispondere per voi. Io in questo romanzo ci ho visto anche una grande dichiarazione d'amore a Milano. C'è una immagine bellissima di quando Francesco e Cicco Simonetta entrano a Milano e lui si stupisce perché vede qualcosa che non aveva mai visto: una città brulicante, piena. E nei tuoi romanzi spesso parli di Milano. Io ricordo una descrizione bellissima della Milano grigia, oppressa dal fascismo, in Lola nascerà a 18 anni che è un tuo romanzo stupendo. E anche sì. qui vedo la stessa attenzione, lo stesso amore per questa città, alla quale sembra tu sei molto legata. Allora, due cose. Mm, eh, intanto, questo romanzo, eh, ci tengo a sottolineare che Milano entra nella seconda parte. Questo è un, me, un romanzo corale rispetto all'Italia, perché loro erano condottieri e quindi hanno lavorato al soldo di tutti. Pensate che Francesco sforza dove ha cercato di costituirsi la sua prima signoria prima di ottenere Milano nelle marche, no? Lui, eh, fermo e, e tutte le zone circostanti, voi siete stati la prima meta cui, eh, cui Francesco Sforza ha, ha, ha puntato e ha cercato proprio di farsi un una sua signoria nelle vostre terre. Poi è stato a Napoli e quindi c'è nel romanzo tutta la descrizione della corte bellissima napoletana di quell'epoca. Eh, ecco, detto questo, mh, è vero che eh, io amo moltissimo Milano, una città in cui sono cresciuta, che mi ha dato tanto, ma soprattutto la ragione è quella che ti dicevo prima, tu devi conoscere molto bene la materia e l'ambiente nel quale ti muovi se vuoi essere reale in quello che scrivi. M Milano io la conosco molto bene, i luoghi mi parlano la Milano della guerra, è un Milano che mi appassiona, quindi l'ho studiata molto bene, eccetera. Però ti dirò che mh, quando ho dovuto affrontare altre realtà l'ho fatto, il Cavaliere del Giglio è ambientato a Firenze nei secoli della guerra civile e me la sono studiata in modo molto profondo. Lo stesso ho fatto con Venezia nell'Amante del Doge. E se posso citare un piccolo episodio che però, a me è uno dei, dei pilastri della mia soddisfazione nella mia carriera di, di uh, scrittrice. L'amante del Giorgio è ambientata a Venezia durante la seconda metà del Settecento, quindi quando Venezia è, sta un po' decadendo, una Venezia, insomma di un certo tipo. E io me la sono studiata a fondo. Allora, tra coloro che mi hanno scritto, moltissimi veneziani, quello, uno dei ricordi più belli che ho è questo uh, lettore veneziano. Di una certa età, perché mi ha scritto che aveva più di 70 anni, che ha fatto l'elogio del libro, mi ha scritto tante belle cose, ma la frase più bella per me è stata questa. E soprattutto le faccio i complimenti per avere compreso e descritto molto bene la venezianità. Questo per me è un elogio che non mi strapperò mai più dal cuore, perché vuol dire che la documentazione che avevo fatta è servita a capire. Non solo la psicologia dei personaggi, ma anche la psicologia di un popolo che è complesso da, da, da capire. Quindi, ehm, questo naturalmente mi porta eh, spesso ad ambientare cose a Milano perché è l'ambito eh, sociale reale nel quale mi muovo bene e che ho molto bene sotto mano. Forse c'è una domanda da parte di qualche lettore o assolutamente. Sì, certo. L'amante del doji, altro libro che ho amato tantissimo, grazie. Hai mai pensato di scrivere della famiglia Medici? Guardi, ho pensato, ma sui Medici c'è tutto spesso, um, spesso brutto, come sui borgia, no? Come sui borgia, ci sono tanti luoghi comuni, tante cose. Ehm, a me appassionerebbe anche scrivere, ma um, c'è tanta roba dovrei scrivere in maniera diversa c'è un periodo dei medici che a me piace molto in cui c'è la storia di tre donne che mi attrae molto può darsi che la scriva può darsi di no dovrò vedere tante cose ma ripeto i medici eh, sono stati sfruttatissimi dicendo tantissime anche cose vabbè insomma che a me non, non, non piacciono molto quanto è lungo il documento Sì, questo mi pare di aver risposto. È vero? Quanto è lungo? Sì. Questo Ti faccio sì. Sì? è l'ultima domanda. Se c'è un personaggio al quale tu sei più affezionata degli altri, come dire, se c'è un figlio preferito. <ride> Guarda, io adoro tantissimi i miei personaggi. La Quaiola, Maria ce l'ho nel cuore, la porto nel cuore eh, veramente c'è un, un altare dedicato a Maria della del protagonista dell'Acquaiola ma dicendo così farei un torto per esempio a Mara protagonista eh, di Lola nascerà a 18 anni a Eleonora protagonista della regina riverente a Isabella d'Este che io adoro a tutti i protagonisti maschili e femminili i personaggi diventano poi parte di me io li vivo vivo con loro intensamente con, tutti assieme percorriamo un cammino e davvero, eh, come diceva Pirandello, loro mi tengono per mano e mi inducono a dire quello che va detto. Io non ho mai schemi dei libri perché so che non mi servono a niente, perché poi io lavoro con i miei personaggi e sono loro che mi guidano e la loro psicologia, il, modo, il loro modo di essere che mi guida. E mi porta a dire e a far succedere le cose. Allora diventano talmente parte di me, facciamo tanto un percorso insieme, che dire una preferenza eh, è come dire: ecco di fronte a un figlio qual è il preferito. Posso dire che ho amato tantissimo i personaggi di Lola, che ho amato tantissimo Maria, che ho amato tantissimo il Cavaliere del Giglio, Farinata degli Uberti, la famiglia Uberti, mi è entrata nel cuore. Ma non vorrei fare un torto con questo a tutti gli altri bellissimi personaggi, Caterina Dolfin. Tutti i personaggi mi hanno veramente, mi sono entrati nel cuore. Per questo ho raccontato la loro storia, perché mi è parsa una storia veramente contemporanea. Carla, è stato bellissimo parlare con te di questo bellissimo romanzo. Eh, e invito veramente tutti a leggere, perché è una lettura che di questi tempi. Ti chiedono se scrivi qualcosa sulle corti reali inglesi, Tudor per, Tudor, per esempio. Allora, è molto 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 interessante. Eh, anche sui Tudor è stato scritto tantissimo. Eh, le storie belle sono moltissime. Eh, molte mi attraggono, ma mh, alcune poi decisamente mi chiamano. Ed è difficile spiegare perché qualcuno mi chiama più di altri, eh, perché questo pesca un po' nell'irrazionale, nell'inspiegabile. Eh, io dico sempre che eh, una storia, perché mi attragga, deve essere contemporanea, deve contenere mh, diciamo, temi molto attuali e, eh, e deve saper parlare ai lettori un po' di tutte le epoche. Eh, una mi sembra che risponda di più a queste caratteristiche, altre meno. I Tudor sono molto affascinanti, eh, anche su di loro è stato scritto molto e mh, vedrò, vedrò. Insomma, per me è difficile sapere dove andrò, dire dove andrò. Per esempio, tanti mi chiedono i sequel de dei miei libri. Io ho scritto un solo sequel vero, che è i giorni dell'amore e della guerra, seguito di della Bastarda degli Sforza. Eh, ho sempre bisogno di nuovi stimoli, quindi faccio fatica a scrivere i sequel, però ho scritto un prequel, quindi eh, quello me lo riconoscerete. Quindi, insomma, Nelle scelte si è un po' irrazionali. Maria Teresa, non ho ancora letto questo romanzo, ma è già in lista. Ho incontrato i suoi romanzi per caso e mi sono innamorata del suo modo di raccontare la storia, come ha detto all'inizio, e anche il modo in cui cerco di spiegarle ai miei studenti. Bene, grazie molto Maria Teresa, grazie, mi fa piacere di averti colpito e interessato. Grazie. Tantissimi complimenti, Carla, ti arrivano dai, dai lettori e veramente è un grazie. libro meraviglioso, scorrevole, bellissimo. Eh, veramente, Mimmo, ti passo la parola. Sì, volevo, volevo sentire intanto, mi pare Antonietta, non la vedo più. Antonietta, volevo fare una domanda. Eh, Aspetti, c'è un'altra... C'è un'altra, eccola qua. La vedi? Questa. Grazie mille. L'ultima volta ho fatto 200 km per ascoltarla dal vivo con una mia cara amica che da qualche giorno non c'è più. Oh, che dispiacere. Spero di poterla incontrare presto, sarà una gioia immensa. Isa, infatti io mi ricordo il tuo nome. Isa Marrone, l'ho presente, quindi so di averti visto, incontrato, non sempre posso ricordarmi tutti, ma so che ti ho incontrato perché ricordo il tuo nome, credo che ci sentiamo anche su Facebook, e sarà un grande piacere per me incontrarvi di persona e potervi eh, salutare, vedere, riabbracciarsi, io amo molto il contatto con, con i miei lettori e elettrici, speriamo che presto sia possibile rifarlo. Paola, grazie a te per rifarmi, avermi fatto la domanda, grazie a tutti per i vostri... Complimenti, Mimmo, ti ringrazio molto per avermi dato questa occasione e opportunità così bella. Io ti ringrazio, perché, da, meno da, da quello che vedo, da quello che sento, da quello che sto leggendo, eh, hai, hai riempito veramente il cuore di queste persone, eh, oltre alla, alla presenza e al modo come hai espresso il tuo libro. Ma c'è la tua amica, ecco la Ant Antonietta, c Antonietta. Che, che vuoi dire, Antonin? Carla, eh, io non ti ho seguito eh, bene perché avevo tanti eco, però eh, quello che mi sento di dirti, per quel poco che tu hai detto, c'è stato veramente un inno alla cultura e io penso a tanti di quei ragazzi che in questo anno di DAD hanno, hanno gettato la spugna. E per discorrere con te e, e sentire quello che tu eh, puoi, eh, puoi incoraggiare loro a non mollare che la cultura fa veramente la differenza. Guarda, ti ringrazio Antonietta. Io domani alle 9 ho appuntamento con un, gru, un una scuola, un istituto, ci saranno diverse classi che saranno in collegamento DAD. È una cosa che faccio mh, spessissimo. Lo considero una, una forma di impegno sociale, eh, ed è una cosa in, che a me piace moltissimo. Spero di dare loro almeno una parte di tutto quello che loro danno a me ad ogni incontro. Quindi spero vivamente di, di poter ricambiare il tanto che i ragazzi danno a me, domani parleremo della bastarda degli sforza ma sicuramente di tante altre cose eh, ho fatto incontri veramente bellissimi sul cavaliere del giglio quindi su dante sul canti dell'inferno su tanti argomenti e sono incontri che a me danno tanto e io spero di dare tanto a questi ragazzi perché guardate ehm, ci sono molte molte scuole che lavorano molto bene e questo anno drammatico per i ragazzi è veramente un, una cosa che li segna, che li segna nel profondo, che a me addolora immensamente, perché purtroppo quello che si perde nel percorso scolastico è veramente perso. Quindi spero che eh, si possano possano recuperarlo nel loro cammino, eh, però per me è un grande dispiacere questo che, della scuola durante questo periodo. Comunque continuerò i miei incontri sempre con immenso piacere e intanto la, certo. la notizia della notizia de, cosa, de, no, che diceva Antonietta? Antonietta? no si è bloccata Antonietta bim comunque dicevo la notizia io volevo no. solo aggiungere volevo solo aggiungere cosa che io ho conosciuto casa di un'altra e eravamo penso tre o quattro signore italiane tutte Americane e ha presentato italiano è il cuore di tutti. Non ci sente. Grazie, Antonietta. Purtroppo eh. ti si sente un po' male, ma io ho capito. Non so se gli altri hanno capito, e ti ringrazio della tua stima. Davvero grazie di cuore. Grazie a Beh, tutti per i vostri messaggi. Volevo, volevo dire che a proposito della scuola, la notizia di oggi è il, il comunicato che ha fatto Draghi, che dal 26 nelle zone gialle eh, le scuole riaprono in toto, Ho letto. Come, come riaprono tutte, le, e questa è un'altra cosa anche per noi, che riaprono tutti gli spettacoli all'aperto per cui possiamo pensare a programmare l'estate all'aperto eh, sperando che possa, eh, possa andare come deve andare. La quarantesima edizione degli incontri con l'autore inizierà il 7 giugno, mentre il 12 giugno ci saranno i cinque finalisti del premio streghe e poi via via altri 30 incontri che per adesso non vi garantisco. Vi garantisco che sono nomi i, i, a livello della dottoressa che abbiamo, della professoressa che abbiamo sentito questa sera. Eh. Il, il, prossimo, il prossimo appuntamento sarà il 21.4 con Roberto Costantini, poi il 23.4 Gianluigi Ricuperati, il 34 Baccomo, il 5 maggio Andrea Vitali il 12 maggio Maurizio De Giovanni, il 14 maggio Carlo Boccadoro, il 21 maggio eh, Giulio Ferroni che ci parlerà di Dante e il 28-5 De Bellis e Fiorillo, il diritto dei lupi, un, lì, un giallo abbastanza eh, molto, molto attuale, quel giallo lì. E vedo anche Sonia, eh, Sonia, buonasera, come stai? Buonasera. <ride> Bene, grazie. Buonasera, Ho fatto tampone serologico, tutto. Buonasera, è stato un piacere. Comunque, tutto negativo. Sono arrivata tardi, mi sono inserita però molto bene perché, perché lei è molto piacevole. Devo dire che condivido tutti i complimenti, ma non solo piacevole, ovviamente, anche eh, diciamo che è stato diciamo interessante dire poco, eh, vale la pena approfondire. Quindi, Mimmo, mi raccomando. La, la nostra ospite la, la terremo sicuramente in considerazione nei nostri eventi già, dal vivo in, dal vivo sarà un piacere, in, grazie già in, in calendario ecco. e poi noi abbiamo promesso tantissime cene tantissime cene quindi mi comincia a <ride> prenotare i ristoranti Mimmo perché come la arrivano chissà. i nostri ospiti facciamo un pullman c'è la dottoressa Facciamo che adesso che è scomparsa improvvisamente, e che comunque è già pronta per questo. Ci sei, ecco, Va Bene. bene Io, un... tra i ringraziamenti, ringraziamenti, Mimmo, scusa, volevo fare un ringraziamento anche alla, alla testata online giornalistica che ci segue e che manda in diretta anche le nostre dirette, e La Nuova Riviera di San Benedetto del Tronto. Questo forse era. Era obbligo dirlo, anche perché comunque per noi è un piacere essere anche su più canali e stiamo raggiungendo: devo dire che ultimamente stiamo raggiungendo anche diverse persone che eh, hanno piacere a seguirci, anche non potendo essere in presenza. E questo strumento, che noi all'inizio, Mimmo, diciamocela com'è, l'abbiamo veramente tanto, tanto criticato e forse l'abbiamo snobbato anche un po' per incapacità, anche forse per mentalità, diciamo così, a parte quella ragazzina che sta lì in mezzo a voi, uh -huh. e diciamo che invece ci hanno seguito anche da fuori San Benedetto, hanno avuto l'opportunità sì, sì, insomma di conoscere, dall di conoscere grandi dall'estero, di conoscere grandi autori, i nostri grandi ospiti e di far conoscere meglio al nostro pubblico anche diciamo tutte le... le, le eh, le, le, le organizzazioni che fai tu, le, le cose che ti inventi Mimmo, le persone, le personalità le persone con cui tu sei in contatto e che ti stimano e che ti raggiungono proprio perché sei tu e questo va detto io non è che a Mimmo lo sa, Mimmo io ci litigo e lo amo, però se non ci fosse Mimmo forse non ci sarebbe questo, non ci sarebbero queste stagioni. Non ci sarebbe che insieme. mondo sarebbe senza Mimmo no Grazie. davvero che mondo sarebbe? se posso inserire non solo non solo quello che tu hai detto, ma eh, Sonia io ti do del tu, qui ci stiamo dando sì, tutti del tu, sì. ma eh, pensate che 100 Mimmo, se Mimmo potesse essere replicato soltanto 100 volte, il mondo della cultura italiano improvvisamente avrebbe un boom, eh? proprio il mondo del libro eccetera eccetera, cioè persone come Mimmo, sono esemplari per quello che danno proprio a tutta la cultura, cioè sono un motore che spinge. Immaginate se ne avessimo eh, tanti, ce ne sono Lo ancora. faremo lo faremo Mimmo, tieniti lo pronto saremo... perché per la <ride> Quindi per io la formazione... veramente voglio ringraziare tutti voi a partire da Mimmo che mi ha voluto e, e ti ringrazio, è stato per me veramente un privilegio, Gioia Romina con, qua, con la quale ho veramente eh, molto volentieri dialogato Antonietta che mh, mi ha fatto da sponsor Sonia a tutti quanti voi vi ringrazio è stata un'esperienza molto bella grazie grazie a te Carla Maria grazie. è stato seguitissimo l'incontro e speriamo grazie. veramente di vederci presto con posso, piacere posso darvi un, un invito personale venerdì collegatovi sulla, su Rai, sulla RAI eh, verso le 21.30 che c'è una trasmissione che è condotta da quella ragazza che sta in mezzo, si chiama Gioia, cioè è ah. la socia perfetta di Simona, di Simona Rossi. Chiudiamo, chiudiamo e, il cipario eh, qui per favore. Eh, guardatela e poi quando vedete Simona Rossi vedete quella, quella ragazza. Vediamo lì. Gioia, che, che ha questo la... bellissimo che... nome. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie sono a una voi. Un buon parola. Scusa, Mimmo, 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 un momento solo, Dimmi, volevo chiedere: 4. No, a te non ti voglio chiedere niente, a te, ti telefono di notte così ti, 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 ti do fastidio di notte. Dimmi. No, volevo chiedere se questi incontri con le scuole eh, sono stati, eh, cioè, è, qual è stata la cosa proprio che è, è venuta fuori, maggiormente che maggiormente soddisfatta con l'incontro con i ragazzi? Dunque, la, la cosa, per certi versi, la cosa che più mi ha soddisfatto è un po' eh, egocentrico, ma per me è stata una sorpresa. Vedere, scoprire che sono dei grandi lettori dei miei libri. Certamente il primo input gli arriva, arriva loro dall'insegnante, ma eh, poi io ne ho trovati tantissimi proprio appassionati, che, che, che eh, si sono appassionati ai miei libri che poi mi scrivono cose bellissime perché i giovani quando si appassionano ti scrivono cose, io vi potrei citare di quegli episodi da lasciarvi senza parole, a dimostrazione dei, del fatto che quando un giovane ha delle motivazioni tira fuori delle cose stupende. Io sono stata insegnante nel triennio del classico, quindi so bene di cosa sto parlando, e loro riescono ad essere, a dirti cose che mi, mi, mi fanno proprio... Eh, commuovere profondamente. Eh, L'altra cosa che eh, mi ha fatto piacere scoprire è che eh, ci sono realtà in Italia che lavorano veramente molto, molto, ma molto, ma molto, molto bene. Io per esempio la realtà di fermo delle marche, eh, eh, come si chiama, eh, oddio, non mi viene, in questo momento ho un'amnesia, non mi viene nome, sono, sono spesso in quella zona. E la, sono scuole che lavorano molto bene, ma dovunque io ho visto scuole in Sicilia eh, che lavorano meravigliosamente, cioè la qualità della nostra scuola è migliore, molto migliore di quella che alle volte si favoleggia per nostra fortuna, eh, perché ci sono poi certamente molto affidato all'impegno, alla qualità, alla serietà degli insegnanti che sanno motivare questi questi ragazzi e quando i ragazzi sono motivati eh, danno tantissimo per cui come dicevo prima io sono sempre felicissima di questi incontri perché le cose che imparo sono molte di più di quelle che riesco a dare e mi stupisce sempre questo loro interesse perché ripeto mi stupisce che a loro possano piacere i miei libri però è così ci sono stati incontri che io ho fatto non cercati dall'insegnante, mi hanno cercato i ragazzi e hanno fatto una sorpresa all'insegnante, cose incredibili, cioè cose bellissime, bellissime. Quindi eh, veramente, insomma, è, è un grande, grande, grande piacere, un grande piacere scoprire gli interessati. Sono, vi, vi vorrei far vedere le domande, alcune me le mh, proprio scriverei per, per, per farvi... Capire eh, infatti eh, pensando, la profondità. Stiamo stando una raccolta. Sì, perché arrivano alle volte sto a una sottilietta, a una, una profondità. Perché... Veramente Veramente, sono per me molto, molto interessanti, mi danno tantissimo. Spero di riuscire di, a dare altrettanto a loro. Domani ho un bellissimo incontro, alle nove, con alcune classi. Vediamo uh, Rubo, grazie, grazie anche per fatto... quello che ha detto sulla scuola. No, dicevo grazie anche per quello che ha detto sulla scuola, perché sembra, sembra sempre un mondo un po' guardato, uh, diciamo, dal di fuori, e eh, eh, con dei pregiudizi a volte. E invece è bellissima questa cosa e ringrazio anche a nome di tutti, di, di tutti gli insegnanti che mettono il cuore, e eh, anche sì, quelli che, che alla fine… Sì. Ce ne sono tanti, anche chi parte con tutto il cuore e poi magari si ritrova con le gambe seg segate per, eh, per, so. per usare lo un po' so. una. Lo so, una lo, so lo so, non felice. Lo so, questo lo so, è una, sono elementi che ho incontrato spesso, che io stessa ho vissuto quando ho fatto l'insegnante, che incontro nelle scuole, ma la motivazione è il motore della scuola, cioè il motore di questa scuola che ha certamente organi, tutto quello che vogliamo dire. Ma il motore resta l'insegnante. Laddove c'è un insegnante che ha passione, che ha interesse, che ama il suo lavoro, che è un, mot che è un motore che spinge, ci sono realtà incredibili, incredibilmente belle e positive con giovani è che stanno un Bellissimo scambio di energia. Eh, queste cose Io... danno un uno scambio energia anche agli insegnanti oltre che i ragazzi a lei sì, sì. ma anche sicuramente le insegnanti alla scuola stessa. Grazie. Assolutamente ne ho, tro troppo... ne ho trovate tante di queste realtà e ne sono stata felicissima uh, Gioia tu volevi uh, dire Sì no, approfitto della, della visibilità di Carla Maria Rosso per dire che facciamo i nostri auguri a Maria Rita Bartolomei che proprio domenica presenterà il suo libro online um, Suggestioni Postmoderni insieme a Rotary Club noi siamo, col, collaboriamo per questo evento e nulla vi, vi salutiamo e vi diamo il, la buona serata insomma Buonasera a, tutti. Ci al Buonasera a, sera. a tutti grazie, a presto, grazie a ancora a arrivederci a presto al, pro, al prossimo, buona serata Ciao.